Pronto? Ma chi è che mi disturba in live? Pronto? Riccardo, mi state vedendo? Riccardo? Mi state vedendo?
Questo lo dedico a voi. Ciao, amori miei, come state? Ma Alice e Davide non si sono ancora suicidati? Volete che vi metta in viva voce? Volete che vi metta in viva voce? Tutti vogliono scopare con Shuichi, tutti vogliono. Ma non vi preoccupate, tesori miei. Bacioni. Sì, ok, farò Hajime con la barba, benissimo. Grazie dolcezze, divertitevi. Ciao. Sì, vi ho salutato anche se in realtà non state guardando, però vi ho salutato lo stesso. Ciao. Ok, scusate ragazzi, mi ha chiamato Kim, Alice, Davide e quindi niente, mi hanno chiamato al telefono perché sapevano che stavo facendo la live, quindi infamoni che non sono altro, che non sono altri. Perché hanno detto no, tanto Simone comincia in ritardo, capisci, capisci, capisci? Cattivoni in malafede proprio. Vediamo. Ah, ma c'è Davide, me lo segna comunque come online. Comunque, ciao ragazzi, vediamo chi è che ha scritto nel frattempo. C'è Nortic, Albi, Rantaro, Martina. Oh, sì, Rantaro, ormai non sei più Raffrancesco, sei Rantaro. Vabbè, è un bel nome, Rantaro comunque. Ciao Psycho, qualcuno mi ha ostato e io non riuscirò a vederlo, infatti. Ah no. Ah, era Gino. Ciao Gino. Chi altro c'è? Nortic ha fatto partire Ricciardo, io non l'ho sentito perché ero senza cuffie. Benissimo, grazie anche a te, amico mio Rantaro, per l'hosting. Qualcuno mandi tutti vogliono, Vai tu momota adesso! Grazie Nortic per Kaito. Ah, ma c'era Davide, aveva scritto ciao, ciao Simo. Eccezionale. Ok, credo di aver visto tutti. Tutti vogliono? No, mi sono perso pure quello. Dannazione, va bene. Oh, ciao! Ci sei anche tu, Michele, ciao! Che icona c'hai? Good luck, have fun, pledge. Che cos'è? Che è quell'emoticon là? Comunque, ragazzi, oggi sono super, super, Tutti super. vogliono scopare con Shuichi, tutti vogliono. Grazie Nortic, la tua ricarica non verrà assolutamente sprecata con questi suoni, cioè. Amore, aspetta, prima di chiudere, vieni un attimo qua. Amore? Amore? Ilaria? Ti avevo detto, vieni un attimo qua prima di chiudere. Ma perché non hai sentito quando ti chiamavi Amore e con Non Ilaria hai stavo sentendo sentito? là, non sentivo te. Ma devo venire. Sì, volevo immortalare la tua reazione in diretta. Ti volevo far vedere Riccardo, una cosa su Instagram. eri E devo venire lì Ricciardo? Certo, ovvio. Ok. Vabbè, meglio sì, meglio da questo lato. Vabbè, scusate, sono sfatta, la vita è una merda. Guarda che cosa ho trovato su Instagram. No, vabbè. No, quel vergognino non è la volta del. Wow. C'è ma la focaccia, cazzo. E noi qua, cazzo, a saperlo, maledetti. Minchia, chiamoli Ferrando e ce la facciamo portare Sì, qua a certo, casa. Adriano Porca di sicuro. puttana. Ora c'è anche quelle che fanno le consegne con la macchina. Ci sono quelli che fanno le consegne con la macchina. Sì, ma non arriva fino a qua, la Non foto. lo, boh, può essere. Sì, ma dov'è Comaeda? Ragazzi, il posto dove fa, che fa i panzerotti, di cui ho pubblicato la foto l'altra volta su Instagram, fa anche la focaccia pugliese. Mamma mia. Comunque ragazzi, Dora mi ha passato, avete visto le storie su Instagram in cui faceva vedere il cosplay di Hajime, i cinesi che hanno mandato i pantaloni verdi, la parrucca verde. Quando dicevo che i pantaloni erano verdi come
il cappello di Robin Hood. Dora mi ha mandato un fotomontaggio di Hajime con i pantaloni verdi e il cappello verde di Robin Hood, quello con la piuma. Minchia, cioè, Dora è una mematrice. Basement, Stasera ci siete da Zola. Allora, basement. basement. Allora, io nemmeno lo sapevo perché non ho aperto il gruppo della gentaglia, quindi non sapevo si facesse qualcosa stasera. Ma ci sono solo 10 messaggi. Cioè, in 10 messaggi avete fatto. Ah, ok. Sì, l'aveva scritto Sergio. Minchia, tipo la pizza. Porca puttana, c'è cioè, la pizza. Cioè, no, non che la compagnia non sia buona, però la pizza aggiunge anche un livello in più. Però oggi in Italia, cioè oggi con Ilaria eravamo più propensi a stare a casa tranquilli, anche perché sta per arrivare Lucca, lei ha un sacco di cose da sistemare ancora pre-Lucca, quindi in realtà non penso che ci saremo. Però nel caso divertitevi. Muta cula! Giusto. Muto culo! Ok, va bene, sto muto, basta. Ok, cominciamo ragazzi, perché direi che è arrivato anche il momento. A me piace, cioè io in realtà ho sbagliato tutto, sapete cosa? Io dovrei fare i podcast. Solo che siccome non ho argomenti di cui parlare interessanti, perché potrei parlare appunto solo di videogiochi, e poi da solo non è la stessa cosa, secondo me, un podcast, devi avere almeno due persone. Perché sapete, no, che a me piace molto chiacchierare, cioè potrei anche non giocare ora e parlare di tutt'altro per mezz'ora, tipo. Però, purtroppo, allora, io intanto apro. Però purtroppo è questo so fare e di questo vi dovete accontentare. Ilaria e Secmet, assolutamente. Un podcast Ilaria e Secmet in cui si sentono solo. Madonna, ogni volta che parte penso che sia Teodora e invece mi hai stupito. Oh, dannazione, non avevo aperto Steam. Fotogrammi ignorati. Fotogrammi ignoranti. Fotogrammi ignoranti. Un secondo! Ciao Michele. Se non ci vediamo stasera, buon divertimento, come ho detto prima. Io credo sia più per il no che per il sì, eh. Quindi ti avviso già. Esatto, Un secondo! proprio quello. Un secondo! No, Rika, avevo appena cominciato, visto che figo. Sei arrivata giusto in tempo. Comunque, ho visto. Allora, vi devo. Contestualizziamo, perché dovete prepararvi al peggio. Vi ricordate che Celebi aveva detto che TGH, che presumibilmente il miglior giocatore di Celeste, che è uno speedrunner che conosce il gioco alla perfezione, sa i movimenti precisi, sa come seguirli, eccetera. C'è stato 5 ore in blind, il capitolo 9, 4 ore e 50, insomma, 5 ore. Ebbene, io sono andato a vedere il suo gameplay per vedere se il punto in cui mi ero bloccato si faceva come credevo io, e sì, è così, sono semplicemente io stupido, ignorante, scarso che non riuscivo a farlo. E il punto in cui sono arrivato io è a 1 ora e mezza del suo gameplay. Quindi ci aspettano ancora 3 ore e mezza di gioco di TGH, che per me saranno tipo 6 ore, presumibilmente. Quindi non ho idea di quando riusciremo a finire questo gioco, sappiatelo. Ci ha messo 30 minuti. Ciao Max Power! Tutti vogliono scopare con Max Power. Come stai, amicozzo? Allora, grazie Nortic. Allora, quindi mo si doveva fare così. Bene, cominciamo bene. Vaffanculo troppo presto. Vaffanculo! Merda! No, non lo passeremo mai, ragazzi. Sì! No! Perché? Perché mi fai questo? Cioè, io l'ho fatto il salto. Che altro dovrei fare? Scusa. Allora, io il salto l'ho fatto. Perché non ce la fai, Madeline? Perché?
Ah sì! No! Vabbè, avete capito. È così che bisogna fare. Sì, ricarica, ricarica. Soldi, soldi. Madonna. Here we go! Di cosa tratta il gioco esattamente? Di morte! No, è la trama purtroppo ora non c'è più in questo momento, perché questo è un capitolo di espansione. Fino a questo momento non è che ci sia stata una vera e propria trama. La trama di base del gioco era, diciamo, lo sviluppo personale, sostanzialmente. Molto carina. Però il vero punto forte del gioco è l'aspetto platform, che comunque fa bestemmiare molto spesso, come poi... Mannaggia! Sì, ciao. Allora. Scatto! A volte troppo presto, a volte troppo... No, allora è arrivato il momento di contare. Uno, due... Vediamo, allora, al 3. 1, 2, 3. Se non è né 2 né 3, qual è? 1, 2, 3. Oh, dannazione. Ah, quelli sono belli. Ce ne sono due per ogni livello. Cioè, uno nel lato A e uno nel lato B. Quello nel lato B devi semplicemente completare il lato B. Quello nel lato A è nascosto, quindi buon divertimento a trovarli. 1, 2, 3. Sì, tua madre. No, raga, non ce la faccio. 1, 2, 3. Sì, tua sorella. 1, 2, 3. Tua sorella lurida. 1, 2. Cioè, oh, si prende della testa, povera bimba. Ah, prende delle testate. 1, 2. Madonna, cioè certe volte ce la faccio ma non mi salta abbastanza in alto. Cioè, cosa devo fare? Cioè, ragazzi, non è fattibile sta parte. Oh, non ce la fa. Non ce la fa. Allora, proviamo guardando la freccia. Oh, incredibile, non riesco a trovare proprio. Ah, sì. No. Ok, però forse ho capito come si fa. Va bene, dai. Sì, è vero, le ho saltati proprio tutti, incredibile. Oh, non ne avevo azzeccato No! Comunque, credo di aver capito come si fa, fortunatamente. Però certe volte mi salta di meno, certe volte mi salta di più. Tua sorella... Allora, quando la freccia passa... Tra il primo e il secondo cespuglio di rovi, praticamente bisogna farlo. Se ho capito bene. Il tempismo giusto dovrebbe essere quello. Stavolta troppo presto. Sì. Ma io perché faccio ciò? Ma io perché non ho deciso di giocare ad un altro gioco più facile? Perché? E vedi, certe volte faccio il salto a muro, ma non... Ma non mi scavalca, perché? Perché lo prendo troppo basso, forse. Porca merda. Non me lo fa certe volte. Ricomincia a dire come devo fare? Come devo fare? Come devo fare?
Dai, non voglio restare bloccato per sempre in questo punto. Oh, sta cosa è incredibile però. Mannaggia lo scatto fluttuante. E a chi cazzo l'ha inventato? Oddio. Oh, io... No, 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 no. Ciao, Kim. Ho caricato la copertina su YouTube. Non so se l'hai vista, eh. Quella fatta dalle tue sapienti mani. Che avete fatto oggi? Cioè, siete andati a mangiare insieme, suppongo. E sarete andati a mangiare roba asiatica, come sempre, vero? Siete prevedibili. Beh, cioè, vedi che non ce la fa a farlo. Cioè, sapessi almeno cos'è che sbaglio. Potrei porre rimedio alla cosa, no? Sarola. Fanculo. Tua sorella. Donna, devi avere un tempismo preciso. Preciso devi avere un tempismo. Oh, l'uscita della prima volta. Che carini. Nortic, metti fine alla tua esistenza di Dio. L'esistenza di Dio. Oggi smentiremo insieme l'esistenza di Dio. Cosa devo fare? Cosa devo fare? No, vabbè. Cosa devo fare? Ah. Sì, devo fare un'altra volta. No, vabbè. Devo fare un'altra volta. Devo farmi lanciare dalla molla. Devo farmi lanciare dalla molla. Devo farmi lanciare dalla molla e poi fare di nuovo il salto. No, vabbè, ragazzi, però no. Io. No, no, vabbè, dai. Si migliora sempre più. Oddio, non è colpa mia se la copertina fa schifo. Porca puttana, Kim. Cioè, Norti ha osato dire che la tua copertina fa schifo. Io faccio schifo. Se c'è qualcuno che fa schifo, sono io. Madonna, ma perché ora impara a fare questa parte qua e non riesco a fare quella dopo? È proprio un fottuto trial and error sto gioco. No! Però in fondo è forse più facile di quello che pensassi. Sì, tanto già sono 10 secondi, 10 secondi, 10 minuti. Ma Nortic, è normale, vai a vederla su YouTube e vedrai che la qualità lì è buona. E se ti basi sullo screen che ho messo io su Facebook. Porca merda. Devo farlo tipo subito praticamente. Cioè non devo aspettare.
Dai! No! 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 No, 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 no. No! No! Bestia, perché non ti si è appesa? Ah, l'unica ad avere gli incubi secondo me è Madeline. Perché per essere in un mondo del genere, come minimo, se lo sta sognando. Cioè, purtroppo quando succedono queste cose, arrivi persino ad odiare la musica. Che di per sé la soundtrack di questo gioco è divina, però quando la devi sentire per 30 minuti di fila perché sei bloccato in una cazzo di stanza, smette pure di essere piacevole. Incredibile. Cioè, questo screen non me lo dimenticherò mai più. Sarà la mia maledizione. Quando la gente farà le YouTube poop su di me, questo sarà proprio il meme principale. Sì! Sì! Sì, cazzo! Sì! Sì, porca di quella puttana! Sì! Sì, sì! Su, al primo colpo! 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 Stronzo! Il Link Troll ancora non ha perso lo smalto! Ancora non ha perso lo smalto! Oh, oh! Come si fa? Nessuno le farà off. Ma sei proprio cattivo a dire queste cose qua. Aspetta, ma forse devo... Aspetta, mi sa che ho sbagliato. Infatti. Sbagliavo alla grande. L'avevo deciso io che dovevo prenderlo. Cioè, proprio così. Io ho detto, no, secondo me si fa così. Dai, via. E poi sarà come morire. Ok, madonna che roba. Poi mi devo lasciare andare, poi devo scattare, quel coso cadrà. Io devo prendere la molla, poi devo evitare tutto. Sì, ciao, e poi devo riprendere la molla lì sotto. Ma stiamo scherzando? Ma spero che sia un checkpoint questo. Ciao, scopriamolo subito. Non era un checkpoint, benissimo. Qualcosa mi dice che rimarremo bloccati per tutta la live in questa schermata. Ciao. Al primo no. Oddio, certe volte anche in Nerd Time mi è capitato di dire spesso robe tipo al primo colpo. Però dai, era una schermata facilissima. Su via. Su via. Ok, calma, eh. Io qua posso usare lo scatto, direi di sì. Ok, certo, ovvio. Come ho fatto a non pensarci che sarebbe caduto? Sono proprio un sempliciotto. Devo fare lo scatto fluttuante qua. Sì. Io. Ok, però ho capito come si fa almeno. È già qualcosa. Come vi dicevo, capire già come superare uno screen è già a metà dell'opera. Oh no, ho sbagliato. Ciao Amez. Come va? Troppo veloce. Però avete capito pure voi, insomma. Ce la possiamo fare, CPFF. Piriri. Puppa. Sì, sì, cazzo, sì, cazzo. Non doveva andare proprio così, credo. Si lavora e si odia la gente. Allora non è il lavoro giusto. Però capisco pure che... Non si può essere troppo schizzinosi col lavoro.
No, è vero, posso... No! No! No, ce l'avevamo quasi fatta, ragazzi. Cioè, sono troppo forte. Questo screen che sembrava incredibilmente difficile va là. In un paio di tentativi, tac! Cioè, raga, è fatta. Porca! Ho parlato troppo. Vattela a cercare una... Ciao Tanuki Grasso, lezzo. Mi piace tantissimo che tu abbia scritto questa parola. Sì, anche tu. Un fan del maestro. Per forza, chi non è un fan del maestro? Cioè, ragazzi, come ha detto Camilla, esiste un YouTube Italia pre-Zeb89 e post-Zeb89. Che la qualità come l'ha portata Zeb. Vai. Sì. Dai. Puppatemela. Uccello di merda, vieni qua. Pezzo di merda. Checkpoint, spero. Spero che sia un checkpoint questo. Dai. E qua sopra cosa c'è? C'è qualcosa? Scopriamolo. Direi di no. Beh, se non è un checkpoint quello, lo è questo. Ciao Kim, a dopo. Si please a Jimmy con la barba. Non seguo più le live se devi toglierla. Si posso fare a Jimmy a 30 anni magari. Il checkpoint che volevo. Il checkpoint, ragazzi. Quindi vuol dire che abbiamo finito una macro area. Sempre comunque un fan del Suicio Bestia Mans Cappello Premium. Muzunna Gabe Newell, invece di lavorare ad Half-Life 3, sviluppa cappelli su Team Fortress. Mamma mia, ma chi sono? Un illusionista. Al primo colpo! Al primo colpo! Al primo colpo! Al primo colpo! E mo? Aspetta, non ho capito, cosa devo fare? Cioè, sono mo, cioè, come devo... Cosa cazzo? Ah, sono le piattaforme... No, vabbè, ragazzi, geniale. LOL. No, vabbè, sto screen... ciao. Sto screen è una figata, ragazzi. No, aspetta, non ho ben capito. L'anello 75 euro, Muzunna. Non lo so se fanno ancora i cappelli, però. Oh, aspetta, aspetta, fammi. Ok, devo scendere giù molto velocemente. Ma come faccio senza scatto a prendere quel... Ah, certo, giusto, perché... Ok. Merda, per poco, però. Ma devi essere super veloce, porca puttana. Merda! Bello, 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 ragazzi, però, veramente. Cioè, qua, questo è proprio... il santo Graal di questo gioco. Cioè, qua proprio devi mettere al... No, bestia, devi mettere alle prove tutte le tue abilità su Celeste. Tutte, ma tutte. Cioè, non c'è... Merda di cane. Sterco equino. E devo poggiare per terra, perché se no lo scatto non lo posso recuperare. Sì. No! Sudicio. Veramente sudicio. Ragazzi, il video su Game Guru, la fabbrica di cioccolato, è uno dei più belli di Zeb89. Cioè, c'è poco da dire. Persino la miniatura è bellissima di quel... Aspetta, ma io... No, no, aspetta, fatemi capire. Cioè, scendo giù, poi faccio lo scatto.
rimbalzo e poi faccio lo scatto per finire su quella piattaforma. E dopodiché? E boh, solo Dio lo sa. E però, porca troia, se faccio il salto a muro... Sei riuscito a vedere e seguire l'anime di Dottor Stone? Dottor Stone? Che cos'è? Cioè... No, 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 no. Ma in ogni caso... Ah, già, vero, io posso fare anche... Che cretino, io posso fare così! Cioè, che stupido, io facevo le cose tutte di fila. Non ci avevo pensato. Posso fare le cose a mio piacere. Ecco, quindi ok, ragioniamo. Cioè, una volta che arrivo là, che devo fare? Cioè, come faccio con un solo scatto ad arrivare fino a lì sopra? Non ha senso, ragazzi. Come faccio con un solo scatto ad arrivare fino a lì? Ah, devo aspettare che si chiude. Che stupido, ok. Sì, ha senso. Però vaffanculo. Ok. Ma come, cos'è Dr. Stone? Ragazzi, non me lo ricordo. Cioè, il nome mi è familiare, ma onestamente... Merda. Dai, ditemi cos'è Dr. Stone, non mi fate soffrire. Voglio saperlo. Salvatemi dalla mia ignoranza. Che cretino, devo strisciare verso il basso. Cioè, devo scattare verso il basso. Tua sorella. È un manga di Boichi, lo stesso autore su Kenro. Di Sunken Rock. Che cos'è Sunken Rock? Non è tipo la morra cinese. No, quello è Junken Chan. Di cosa mi state parlando? Dr. Stone. Non ho idea di che cosa sia. Perché me l'avete menzionato? Ha a che fare con me. Tipo con i miei interessi, diciamo. Merda, merda, equina sempre. Sempre equina. Vaffanculo! E una volta che capisci come fare, non è più neanche tanto difficile farlo, eh. Una volta che ti studi la stanza. No, non ancora, Norti. Ma in realtà quando ci sono temi diversi... A me non piace tanto giocare, perché poi io ormai sono abituato a giocare con quello di Fire Emblem. Purtroppo mentre c'è l'evento di determinata cosa, io devo giocare per forza con quel tema là, capisci? E la cosa mi dà... No! Bestia, sono veramente bestia. No! E come avrei dovuto fare? Ho fatto quello che credevo fosse giusto e sono morto. A meno che... No, ho fatto una minchiata. Cercasi aiuto! Cercasi aiuto! Cercasi aiuto! È un anime dove tutti sono diventati pietre ed un teenager super intelligente deve salvare cosa? Ma tutti, nel senso, tutti nella sua città o tutti nel mondo intero? Cioè, fammi capire. Ti giuro, non l'ho mai sentito in tutto. Cioè, in realtà sì, l'avrò sentito nominare, ma non credo di aver visto mai nemmeno la faccia del protagonista. Perché... mamma mia! Proprio per un centimetro ce l'ho fatta, ok. Ah, quella è la piattaforma che posso spostare, credo. Credo. Mi sa di sì. Vabbè. Complimenti.
Alcuni di umani si risvegliano, dove l'umanità per come la si conosceva non esiste più. Ah, certo, vabbè. Hanno perso tutte le fabbriche, tutte le cose hanno smesso di funzionare, quindi... Ah, così funziona? Ah, capisco. No, non credo di aver capito. Cosa cazzo? No, aspetta, no, ragazzi, cos'è sta roba? Cosa diavolo? Ma stiamo scherzando? No, ragazzi, sta roba è troppo difficile. No, cos'è sta roba, ragazzi? Ma perché devono fare ste cose? Però, certo, tu madre proprio. Non ci posso salire sopra, sennò poi so cazzi, quindi... Fanculo. Allora, con calma, quindi così. Così. Sì, tu sorella. Ciao. No, allora. Ma perché non me la scoppia? Tutti nel mondo intero tranne gli animali perché sono belli. Ma vedete che non me lo fa scoppiare? Perché io mi chiedo? Cioè, perché non arriva fino a... No, a me serve lo scatto. Cioè, aspetta. Proviamo così. Ok, posso... Ok, ho capito come fare, vabbè. Un pochettino prima. Allora, vediamo quando è che devo partire, se no non usciamo più. Allora, secondo me è quando la piattaforma arriva nel buco nero. Un po' prima. Ora! Ho sbagliato. Gli animali non inquinano e non hanno vizi. Sì, è vero, anzi, fertilizzano gli animali. Vabbè, insomma, avete capito come si fa. Ma non ci arrivo. Non ci arrivo così. Perché non me la scoppia? Vabbè, allora la prendo io di mia, tipo... Ok, ok, si può fare, dai. Sì, ma è un casino sto schermo. Sta schermata. Dovevo usare la dovevo usare la molla. Dai, ragazzi, ma che roba è? Cioè, dai, questo è... No, no. Ciao, Martina. Va bene, ciao Nortic. Nel lato A. Ah, nella cosa. Sì, nella scalata. Se non le trovi, se non vuoi impazzire, cerca di una guida. Io sono riuscito a trovarle tutte, ma ho faticato un sacco, Cioè, proprio. Fanculo. Ciao. Non ce la faccio, c'è un... No, è impossibile, ragazzi, c'è un... No, levaci mano, come si dice dalle mie parti. Cioè, sono tanto così dal voler rage quittare qua, perché sto schermo è veramente... vaffanculo però. Cioè io dovrei... No, ragazzi, impossibile, impossibile. E
non ce la faccio, non ce la faccio. Io dovrei passare tipo prima della molla, secondo me. Ah, ok, ok, ho capito. Ho capito, adesso ho capito. Ce n'è una nascosta in ogni area. Aspetta, vediamo se ho capito. Ah, porca merda. Vediamo se ho capito come che si fa. Però, aspetta, fammi rivedere. Perché ok. Poi prendi la molla. E poi dovresti salirgli sopra e prendere di nuovo la molla. Ok, dai, non è impensabile come pensavo. Che cazzo di gioco di parole è? E vaffanculo però, stavolta sono stato fin troppo veloce. Come devo fare se sono troppo veloce? Madre. No! Così però si fa così, ragazzi. Cioè si fa così per forza. No. No, no, ma vedi, alla fine la soluzione l'ho trovata, quindi ora ho ritrovato la fiducia in me, ragazzi. No, per quanto? Perché? Perché tutto ciò? Ma dai! Forse è meglio se faccio lo scatola. Madonna, vi giuro, il cervello ti va in pappa con questo gioco. Ti va in pappa, non capisci più un cazzo da una certa. Perché devi a pensare a così tante cose, schiacciare così tanti comandi contemporaneamente. No! Madonna, e come faccio? Era finito là la schermata. Devo cercare di fare uscire meno poltiglia rossa possibile qua. Questo è il mio scopo. Fare uscire meno poltiglia rossa possibile. Ragazzi, voi ci credete? Ci credete in me? Io no. Quindi fareste meglio a non crederci nemmeno voi. Sì, tutto ho combinato proprio. No, secondo me la soluzione è far uscire almeno poltiglia rossa possibile. No, cioè dovrei fare come i veri youtuber che mettono sullo schermo anche l'input dei comandi che vengono registrati dal joystick per farvi capire. No! Ma sono stupido! Cioè, no, niente, non parlo. La prossima volta metto in pausa e baro e mi calmo un attimo e mi concentro perché ho veramente perso come un demente. Vai Rantaro, siamo tutti con te. Rantaro. Ah, porca merda. No, vabbè ragazzi, ma prima è stata veramente... Cioè, prima è stato un fail che... Come ho fatto di nuovo? Come ho fatto di nuovo a sbagliare? Cioè, non è difficile, devo solo prendere quella cazzo di molla. Ma si può essere più scemi di così? Si può essere più scemi di così? Eh sì, ciao, bravo.
Ma poi due volte, non è che mi è successo una volta. Dici, vabbè, la prima volta può capitare. Oh, sì! 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 Godo. Ok, allora il primo a destra. Poi mi lancio. Potrebbe essere anche in alto a destra. Sì, probabilmente sì. Poi in basso a destra. Poi in alto a destra. Poi giù. Ok. Uh-huh. Wait. Mi chiedo cosa... vengo influenzata dal vento. Ok, va bene. Questo sarà difficile, ragazzi, ve l'assicuro. Ma ho sbagliato. Porca merda. Non è facile perché devi pensare dove direzionare la bolla e dove direzionare te stesso per uscire dalla bolla. Anzi, no, dalla bolla, dal orb. Orb. Dai, voglio la chat piena di orb. Dovete farlo, ragazzi. Vi tocca, purtroppo. Mannaggia a me. No! Porca puttana. No, proprio a lettere capitali. Or... Madonna, là devi essere velocissimo. No, sali, bastardo. Pezzo di merda. Il problema è che io là alla fine ancora non ho capito cos'è che devo fare esattamente. Ciao. Ah, devo fare il salto. Ok, devo fare il salto fluttuante. No, vabbè, ma questo è masochismo. Cioè, devo fare il salto fluttuante per conservarmi lo scatto. Sì, vabbè, ciao. Vabbè, dai, ma dai, si può fare tutto, ragazzi. L'importante è crederci. Va, no. Ok, ragazzi, ci sono. È la volta buona, lo sento. Ah, sempre là. Là è quella, è la parte più difficile, ragazzi. Oh, devi... No, cioè, incredibile. Oh, aspetta, vai. Ma no! Demente, che cosa ho fatto? Ma come ho fatto ad andare verso il basso? Oh, mannaggia il cazzo. Cos'è Rising Art? Explain. Vai. Or! Ah, perché mi va verso il basso? Vai in diagonale, così. Tanto difficile, amico mio. Mi ammazzo. Sì. 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 Quanto sono forte. Ok. Ah, devo fare... Ops. Aspetta, mi sono un po' perso. Ok. Ok, però è così che si fa, ragazzi. E vaffanculo.
Dun don, din don. Amore, suonano alla porta. Vai ad aprire, per favore. Un anime maggiocco. Spara il nome dell'anime maggiocco, dai. Ormai che l'hai detto. Din don, din don. Ma qualcuno vuole aprire quella cazzo di porta? Oh, bravissimo Simone. Guarda che... Oh no, queste piattaforme qua. Sì, l'interruttore lì sotto, pezzi di merda. Vabbè, non sembra così difficile. Allora, qua bisogna fare sempre salto fluttuante. Ho sbagliato. No, aspetta, ok, faccio il salto fluttuante. E poi... Qualcosa che non va. Merda. Cioè, come faccio io a recuperare lo scatto? Non posso. Devo prendere prima la gemma. Che palle però. Magical Girl, Lyrical Nahoa, ma è sempre come Madoka, cioè nel senso creato dalle stesse persone. Tua sorella. Cosa dicevamo sul fatto che era difficile, che non era difficile? Aspetta, allora, io arrivo là. Salto. Prendo la gemma. Potrei prendere la gemma, scatto, poi rivado là, riprendo la gemma, poi mi appendo, ok, dai, si può fare, so come fare. Se non ci fossero quelle stelle marine del cazzo, ma come si fa a prendere, cioè ad avere il tempismo? Io mi ammazzo subito. Subito. Sì, bravo. Porca zoccola. Vabbè, devo farlo quando sono in alto. Giusto? No, devo farlo quando sono in basso, allora. Sì, devo farlo quando sono in basso, ok. Ricompare adesso la gemmina, vero? Ricompare la gemmina, vero? A quanto pare no, benissimo. Però forse ce la potevo fare anche senza gemmino. Gente diverse danno armi tecnologicamente avanzate. Oh no. Cioè tipo la Magical Girl col... No, ho sbagliato. Cosa ho fatto? Tipo la Magical Girl con la pistola laser. Cosa c'è? Porca puttana. Però è così. Cristo. Madonna de... Tindu! E ancora, sempre... Il cazzo di suono del campanello, me lo sognerò. Porca troia. Suggerimenti? Una pistola laser.
Vabbè, non c'è scritto da nessuna parte che la ragazza magica debba avere per forza lo scettro di Sailor Moon, dico, ah. No! No, 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 no. Vai, raga, no, raga, ce la faccio, capito. Vai! Sì, tua sorella. Vai! Come faceva il mio datore di lavoro quando eravamo in, quando lavoravo in pizzeria. Era una pizza era pronta, va! Merda! Era il segnale, vai! Vai! Allora, forse sbaglio qualcosa qua. C'è un modo per prendere quel coso e usufruire di un solo scatto? Secondo me sì. Cioè, ci deve essere. Ma poi non ce la fa più, le finisce la stamina a Madeline. E siamo sempre punto a capo. Porca puttana. Forse è quella la chiave di tutto, ragazzi. È questa la chiave di tutto, ragazzi. Per un pixel! Bravo, Francesco! Preparati perché il core è uno dei livelli più belli di tutti. Ha un gimmick veramente bello, ma veramente, veramente bello. Sì! Sì! Sì, sì, sì. Che cos'è? Pare una cosa troll. Pare che ci debba essere una trappola da un momento all'altro, se ci sono tutte quelle piattaforme. Ok. Ok, dov'è la parte difficile? Dov'è la parte difficile? Vabbè, sì, non è proprio semplicissimo, però. Beh, direi che la parte migliore è quella al centro, cioè. Vediamo. Bene, comincia già subito la parte difficile. Ottimo. Allora, una cosa è sicura, io lo scatto me lo devo conservare. Bene. No, no, bestia. Muto culo lo dice Ilaria. Io dico muta cula, ovviamente. Ci siamo scambiati i ruoli, no? Fanculo! Aspetta, fammi rivedere un attimo una cosa. Cioè, se io vado... Scendo e vado dritto... ma è complicato perché c'hai poco spazio. No, 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 voglio andare al centro, ragazzi. No, voglio andare al centro. Grazie Erika, sei l'unica che esulta per me. Scommetto che tutti gli altri invece non vedo l'ora di vedermi morire e disperarmi. Mannaggia per quanto. Piririri. Dai, dai, dai. Sì, sì, ma vieni, ma dai. Vabbè, si vedeva che era più semplice sta schermata, dai. Allora. Mm-hmm.
Ma com'è che poi scendo giù? A furia di scatti. Cioè scendo giù con gli scatti praticamente. Ok. Oh no. Ah no, non mi fa salire in su all'infinito. Aspetta, ho sbagliato qualcosa. Ah, peccato. Ma si può fare veramente così? Io la vedo difficile. No, non si può fare. Mi serve il doppio scatto lì sotto. Per forza, non credo di farcela. Voi che ne pensate? Qua non ci sono muri su cui poter usare lo scattamuro. No, mi servono due scatti là. Quindi domanda: come li prendo entrambi questi interruttori? Là ci sono le punte, quindi direi che è fuori discussione. Bella domanda. LOL. Vabbè, scusate, fatemi vedere una cosa intanto. Così, giusto per... Però, mo senza vento non posso proseguire. Ci ho provato, ci ho provato. Come cazzo si prendono? Proprio come... Cioè l'unico che mi viene in mente è fare così. Poi così. Ma... Il core lo faccio domani, stasera è infernale. Benvenuto nel mio mondo, amico mio. Ragazzi, mi devo andare a cercare una soluzione. Perché non vedo via d'uscita qua. Non riesco a prenderli entrambi e conservare i due scatti. Cioè che mossa, che percorso dovrei fare? Non c'è modo. Ok ragazzi, qualcuno di voi vuole andare a cercare la soluzione? È il momento adatto per farlo. Ah, ma quelli... Aspetta, sono demente io, mi sa. Ricompare. Vabbè, niente ragazzi, errore mio, perdonatemi. Errore mio, non ci avevo pensato che sarebbe ritornato. Merda, ho sbagliato. Porca troia.
Ah, merda. Per quanto? Suino. No. Quasi. Ok. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Forse sto sbagliando qualcosa però. Aspetta, forse posso rifare due volte la stessa cosa, ora che ci penso. Faccio così. No, non entrambi, cazzo. Sì, forse posso fare due volte. Non ce la fa però, perché? Perché la prima volta ci sta di meno? Wait, perché succede questa cosa? No, non ha molto senso. Cosa ho fatto? Vabbè, io sono stupido, quindi. Merda. Non ce la fa. Proviamo a cambiare approccio, dai. Cretino. Dai però, per un centesimo di secondo. Non so davvero cosa devo fare, ragazzi. Non ho idea. Porca puttana, sembrava così facile. Sto screen. Portalo qua. Non ci credo. Basta. Sorriso del gioco.
tutte dritte, con le zampe tutte tese, madonna cara. Con cazzo di maglia, il gatto fiero di Victron. Ha interrotto il sonno, si era svegliato lui. L'unica cosa che capita a lungo è il Lego. Prima che tu dica qualsiasi altra cosa, no spoiler, mi raccomando. Allora, che cazzo si fa? Dai, dai. Madonna, per... Mi sento preso per il culo. Preso per il culo. Preso per i fondelli così. Possibile. Rika, secondo me, ha perso pure lei la sua sanità mentale guardando questa live, perché non, cioè non è... Ma poi questo mi fa arrabbiare, che un secondo! Niente raga, non ce la si può fare. No, non ho proprio idea. Non ce la faccio. Cioè, ora che ho capito che ero tutto contento, tipo, ho capito perché poi si riforma. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non oggi ragazzi, cioè non si può giocare a Smash oggi. Ormai con questo livello c'ho una cosa, è una cosa personale, è un fatto personale, una questione personale. Giocate tra di voi a Smash a sto punto, unite l'utile al dilettevole. Non ce la fa a prenderle due volte, non ce la fa. Siamo sempre punti a capo. Poi magari se controllo la soluzione... è una puttanata pazzesca e direi tipo, ah, tipo vero, certo, come ho fatto a non pensarci prima? È ovvio che si faceva così. Non ce la fa, non ce la fa. Ma per pochi centesimi di secondo. Quindi c'è qualcosa che sbaglio. Però la prima volta ce la fa. La seconda volta no. Perché? Non si sa. Perché c'è uno scatto in più. Praticamente. Ma vaffanculo, perché non l'ho fatto subito? Perché non l'ho fatto subito?
Vede, tipo, era una minchiata. No, non l'ho visto. Boh, da un sacco. Ma ora non ci gioco più perché praticamente ho finito tutto. L'unica cosa che dovrei fare sarebbe tipo comprare tutti gli item, ma no. Ah, porca troia. Perché ho fatto lo scatto? Madonna, mi sento troppo stupido per prima. Purtroppo sto gioco a volte ti fa sentire stupido. No! No! Mi ha preso alla sprovvista, come D&D. Colto alla sprovvista. Meno 4 alla CA e destrezza negata. Sì, nel caso che lo stesse chiedendo, io giocavo alla 3.5, dai! Oh sì, questo mi piace. Questo mi piace, questo è puro platform. Puro platform. Guardate che figata! No, vabbè, raga, questo è epico. Questo screen è epico. No, raga, questo è bellissimo. Questo sarà il mio screen preferito di tutto il capitolo. Se continua a non morire, però. Dio! Oh! Ma porca! Oh no! Madonna, e se non è l'uno è l'altro, che cazzo però! Ma vaffanculo, mi si ricarica lo scatto, ma ditemelo prima, stronzi. Cioè, con lo scatto che ti si ricarica è una minchiata. Ah, ora è diventato un altro livello, raga. Ma questi non si rigenerano! No, bestia! Sì, 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 sì. Ma quanto sono forte! Quanto sono forte! Quanto sono forte! Quanto sono forte, ragazzi! Avete visto che appena c'è platform, ta 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 ta. Hai platinato tutte le missioni, sì. Quando hai l'equipaggiamento al massimo ce la fai. Minchia, fra un po' esce Pokémon, cazzo, hai proprio ragione. Ma abbiamo finito? Questo è l'ultimo screen, vero? È troppo lungo. No, deve essere, non è l'ultimo screen. Cosa mi stai dicendo? No, vabbè. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè, ma questo screen è... No, questo è da maiali avidi. Cazzozza. Cioè devo fare 3 di fila. Mi è piaciuto un sacco cosa quello screenshot. Sì, quello screenshot. Ma perché l'ultimo non riesco mai a farlo? Quella stanza è stata proprio toppe. Questa invece mi fa un po' cagare perché devi... Cioè non è che tipo devi avere inventiva, devi riuscire a eseguire 3 volte lo stesso cazzo di movimento e basta. Cioè ma vaffanculo. No, ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto. No, ho sbagliato tutto. No! Aspetta. Non credo di aver ben capito. Lo scatto mi serve.
Aspetta. Cioè, ok, arrivo là. E poi cosa faccio? Ah, devo... Con la bolla devo salire verso sopra. Mi sa. Eh no, ma è lo ok. Ok, forse ho capito. Proviamo a salire verso sopra con la bolla. Sì, ciao. Ok. Non credo di aver ben capito. Ah, ok. Mannaggia. Ci ho messo 1 minuto e 10 centesimi. E c'era la classe platina entro 1 minuto. Sai quante volte mi è successo, amico mio? Sai quante volte mi è successo? Meglio che non te lo dica. Se no ti passerebbe la voglia di giocarci. Sì! Sì, cazzo. Sì, cazzo. Spero che questo sia un checkpoint. Anche se io non credo. Ok. Io spero che sia un checkpoint, perché... Meno male, ok. Meno male, non so, sono stronzi, ma fino a un certo punto. Come faccio a quantificarlo? Non lo so quantificare, però tante, amico mio. Tante. Questo è un po' cattivello. No! Cazzo, devo mettere come sound alert anche bestia! Me l'avevate pure consigliato, io mi sono dimenticato. Che ci vuole, soprattutto in queste condizioni. Un bel bestia. Madonna. Basta, ragazzi. Quitto tutto. Non è nemmeno uno schermo così difficile, solo che a 4 ore. Madonna, che stupido. Madonna, ma come si fa a creare un livello così, così lungo? In realtà poi se conti le stanze magari sono tipo una cinquantina. Solo che ci stai 10 minuti a stanza e poi passano 7 ore. Sì, 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 cazzarola, sì, sì, sì. Sì, forza, siamo ancora bravi. Siamo ancora bravi. Cos'è questo screen? Cos'è questo screen? Non so neanche da dove devo cominciare. Scusate. Vabbè. Ah, non posso. Cosa cazzo? Non posso appendermi? Non posso appendermi.
credo di... purtroppo credo di aver capito cosa devo fare. Posso fare il saltamuro sul... già. Già, purtroppo è quello che bisogna fare. Sono arrivato secondo a Smash. Online, immagino. Madonna, io online non riesco a giocare a Smash perché mi triggero troppo. Perché c'è gente comunque che è veramente brava. Allora, se io riuscissi a prendere quel coso lì sopra, sarei molto contento. Ma perché? Perso contro un Cloud. Cloud era tipo il personaggio più utilizzato in doppio, se non erro. Ma non è che mi serve lo scatto, non credo. Sono solo sfigato io, forse. Che non riesco a... No! Ok, va bene, però comunque abbiamo capito come bisogna fare. Almeno. Ah, rimane da capire perché certe volte ci riesco e certe volte no. Spero che tu non faccia l'infame con Donkey Kong. Da quelli che usano la presa per buttare i giocatori nell'oltretomba. Cioè, quella categoria di persone deve veramente essere bannata dal gioco. Insomma, proprio va messa in galera, proprio nella vita reale in galera. Quelli che prendono Bowser e usano il bilaterale per buttarsi nel vuoto insieme all'avversario. Mamma mia, che schifo. No! Ma che diavolo? Ma cosa? Ok ragazzi, test. Vediamo quanto conoscete Link Troll. Qual è il genere di giochi preferiti da Link Troll? Madonna, ogni volta però. Cazzarola. Aspetta, già che ci siamo, scusa, fammi rivedere. Cioè, dopo che faccio quella parte finale, qua. Ammettiamo che riesco a fare il salto al muro e riesco a farlo pure là. Ah, poi sì, il coso dovrebbe portarmi alla fine. Credo. Madonna. Platform, Lo era fino a ieri, quando ho riniziato a giocare a Celeste. Adesso il platform è il mio worst genere. Lo sapevo che saresti caduto nel mio trabocchetto, l'ho chiesto apposta. Ah, oh, non ce la fa neanche più. Mi dice a Medlin. Madonna, perché non ce la fa? Amore, penso che la lavatrice abbia finito. Il Rage Game, no, nemmeno. Basta, d'ora in poi solo Super Mario. Vaffanculo gli altri. Madonna, che cosa hai visto? Che
che cosa hai visto? Mamma mia! Madonna, che faccia! Chissà cosa passa nel cervello dei gatti, ragazzi. Più grande mistero dell'umanità. Minchia, d'ora in poi la mia missione sarà inventare un comunicatore per gatti. No dai, ma questo gioco non è lezzo. È solo che sono dei gran figli di puttana. Perché io vorrei vedere chi cazzo l'ha programmata questa stanza poi a finirla. Ma in realtà se l'hanno programmata per fare il debug, probabilmente l'hanno dovuta pure testare. Quindi qualcuno del team di sviluppo questa stanza l'avrà finita. Madonna, ho provato ad arrampicarmi come un cretino. Mi sono confuso. Culo. Ma a Tetris guarda che ci vuole tanto tanto allenamento. Cioè, io sono arrivato ora a sti risultati, ma sono iniziato che perdevo a 80, che arrivavo tipo 80esimo se mi andava bene. Non pensare che i risultati arrivano dopo 2-3 partite. Mannaggia il cazzo. Sto seriamente valutando di prendere un altro break qui, perché la vedo male, ragazzi, la vedo molto male. Ho la sensazione di non star facendo per nulla progressi. Poi continuo a non capire cosa sbaglio qua. Che molto spesso non riesco a prendere. No, per poco, mannaggia il cazzo. Ah! Peccato. Vieni a giocare a Smash, sì. Così passo da un'incazzatura ad un'altra. Ad un altro tipo di incazzatura, no, grazie. Preferisco prendermela con me stesso se sbaglio qua, piuttosto che dire guarda che culo, pezzo di merda, ha avuto un culo quel coglione, mi ha battuto, madonna che... Guarda, l'ho perso contro un handicappato. Questi sono di solito i commenti che faccio quando perdo contro qualcuno a Smash. Soprattutto quando qualcuno che usa un personaggio cringe come Fuffi, che per quanto possa essere forte, cioè è Fuffi, cioè, capisci? Cioè ti senti proprio umiliato quando perdi contro Fuffi, non è che tipo... È Fuffi, dai, ma per piacere, smettiamolo. È Fuffi. Sì! Sì, cazzo, cazzo, sì, sì! Sì, sì, sì. Aspetta, che devo fare? Non sto capendo. Aiuto. No, non mi dire che dovevo scendere giù. No, aspetta, non sto capendo. Ho paura che se torno indietro poi perdo il checkpoint. Però sembra che si... Forse questo serviva proprio a prendere il checkpoint. Vabbè, va. Ok. Avevo ragione. No, aspetta. Non sto capendo. Eh,
ragazzi. Qualcosa mi dice che devo tornare indietro. E vaffanculo. Pezzi di merda. Allora. Aha, piuma, piuma. Beh, queste parti con le piume sono abbastanza facili. Di solito. Però aspetta, cioè io non ho capito. Cioè, ok, faccio così. Ok. Poi gli do un altro colpo. No, aspetta, come faccio a far passare sto stronzo? Ah, aspetta, devo... Ah, mannaggia a me. Cioè, ma voi lo vedete quanto è... No, non ho capito. Cioè, lo devo far passare di là, giusto? Credo. Io poi devo prendere la piuma. Però poi lui si blocca là. Io come faccio a farlo scendere più in basso? Ah, devo farlo passare di sotto. Serve il tuo codice, sembra una cosa... Ah, ma non... Oh no. Qualcuno di voi ha capito che bisogna fare. Devo colpirlo verso il basso. Eh no, se lo colpisco verso il basso se ne va proprio. Madonna ragazzi, non si riesce a capire un cazzo. Però cioè lui ora ha sbattuto là.
Cioè, ha sbattuto là. Cioè, io che cosa devo fare adesso con lui? Come faccio a farlo scendere un po' più giù? Cioè, cioè mi serve lo stronzo qua. Deve distruggerle lui queste piattaforme. Cioè, lo stronzo dovrei farlo passare da sotto praticamente. Ma non c'è un modo per farlo scendere più giù di così. Cioè, una volta che lui passa, una volta che lui passa e torna indietro, ma a cosa serve quel cancello che io devo levare dal cazzo? Perché qua lo blocca, ok. E una volta che io lo tolgo, c'è comunque quella cosa che lo blocca. E quindi... Non capisco, ragazzi. Mi sa che mi devo andare a cercare una soluzione, perché non è... Cioè, non è comprensibile questa stanza. Di sotto non posso passare. Lo faccio passare di qua. In realtà secondo me laggerà tantissimo anche se la hosta lui, eh. Ti ricordi che a Kirby c'era un lag pazzesco indipendentemente da chi la creava? No raga, vado a cercarmi una soluzione perché non sto capendo. Cioè rimarremmo veramente tutta la giornata qua. Beh. Cioè proprio non capisco. Cerchiamoci una soluzione. Sì, bello, bello, bellissima questa pubblicità. Sì, pullover a 9 euro, grazie, non sono così pezzente. Allora. Oh, sono arrivato proprio qua. Ed è a 2 ore del suo gameplay, ragazzi, questa scena. Cioè, voglio piangere. Ci è rimasto anche lui bloccato un bel po', eh. Allora, vediamo. Ok, va bene, poi prende la piuma come facevo io. E poi... Ah, devi dargli un co... No, aspetta. No. Sto guardando il video, ragazzi, perché... Non... Altrimenti non ci vediamo più. Quindi piuma, piuma. Ah, ma vaffanculo. Ma vaffanculo.
No, non ci sarei mai arrivato. Cioè, ma devi essere super veloce comunque. No, ragazzi, sta roba è... In realtà non è neanche così difficile, che io come uno scemo... Cioè, ti senti veramente stupido quando succedono queste cose. No, vabbè, non ci credo. Ha perso alla parte finale della stanza, nonostante l'avesse risolta. Allora... Cioè, guardate, fino a qui era tutto giusto, no? Come facevo io. Bisogna fare così, lui passa. Ti prendi qua, poi guardate che bisogna fare. Porca puttana. No, è una roba, ragazzi. È una roba imbarazzante. Guarda, guarda, torna indietro. Hai un colpo. Ok, vabbè, questo l'avevamo già fatto. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Infatti. No, sta cosa qui è... E vabbè, sarà pure io che sono scemo, eh. No, comunque non lo finiremo mai. Come può essere che hai ancora 2 ore del tuo game? Play! Ecco. Bisogna fare in modo che lui sbatta su quella piattaforma. Cioè, ci rendiamo conto? Allora, mi fa sentire... questa è buona. Questa è buona. No, porco. Però insomma, ecco, mi è successo più o meno anche a me la stessa cosa, che sono morto alla fine. Però insomma, questa è la questione. Non, cioè, proprio sarò scemo io, ma la soluzione non riuscivo proprio a vederla. Meno male che sono andato a cercarlo, sennò saremmo rimasti un'altra mezz'ora qua. Che cazzo è successo? Mannaggia il cazzo. Non mi schiacciare! Credo che purtroppo le preghiere non credo che funzionino in questi casi. Che cazzo ho fatto? Che cosa ho fatto? Vabbè, dai, vedi, una volta che sai come fare, però non è più così difficile. Però purtroppo quando non lo capisci, cioè, hai voglia che provi, sperimenti o altro. Cioè, se non ti viene in mente, non ti... dai, però... Scrossami la minchia. Cioè, comunque è imbarazzante che io sono a 2 ore del suo gameplay. Spero ci hanno messo giusto il doppio. Porco lì. Ma dai, per un pixel. No, ho sbagliato. Basta, ragazzi, basta qui. Basta qui, basta. Ne ho abbastanza, però. Sto cazzo. Sto cazzo. Oh, e che diamine! Porca di quella puttana! Dai, sei tipo a metà allora. No, no, perché è 4 ore e 50 il suo gameplay. Quindi proprio a metà non direi. Allora, che belle le parti con le piume, ma non potrebbero essere tutte così. Porca merda! Il vento che cambiava non me l'aspettavo, devo essere sincero. È proprio cattivo questo gioco.
essere di una cattiveria a sto gioco. Cosa serve andare lì sotto? Cosa devo fare? Cristo, io le detestavo. Morivo tipo 15 volte alla partenza ogni volta che ne prendevo una. Di cosa? Di stelline qua. Ah no, le piume dicevi. No, a me piace perché... Cioè, perché quando c'è la piuma non devi ragionare. È tutta una questione di... di joystick. Ma perché? 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 Perché mi ha dovuto prendere? Non può essere che per caso, per pura coincidenza, non poteva essere... Non potevo evitare il contatto. Madonna, proprio mi ci sono schiantato contro. Proprio uccidimi, ti prego. No! Bedlin! Ci siamo? Cosa sta succedendo? Un altro salvataggio! Sì! Dai, solo dopo 4 ore e 20! Ciao Rika! Alla prossima! Uè, Kim, sei tornata, non è esploso il treno. Meravigliosa notizia. Non ti ho chiesto di aiutarmi. Lo so, ma andiamo, Madeline, pensaci bene. Dove andrà a parare tutta questa storia? La cosa più importante è trovare la nonnina, basta. Forse riuscirò a riportarla a casa, dovessi avere tutto l'universo contro. Non hai paura di smarrirti quassù? Me la caverò, proprio come sempre fatto. Ascolta, Medley, siamo nello spazio a caccia di un uccello enigmatico. Niente di tutto questo è reale. L'ho scritto io. Stai sognando. Vabbè, era ovvio, dai, era ovvio. Se n'è andata. È ora di svegliarsi. Ma se ci svegliamo non rivedremo mai più la nonnina. Non riesco a credere che tu voglia che scompaia per sempre. In realtà non ti preoccupare, Madeline. Prima o poi la sognerai di nuovo, dico. Se non è adesso, ma... Sei sempre così egoista. E poi, più che sogni, man mano diventeranno incubi. Tanto per cominciare stiamo parlando di un uccello, e lei è lesbica. Non sappiamo per certo che si tratti di lei. E inoltre... Dobbiamo fare un passo indietro. No! Tu devi fare un passo indietro! Vai via! Io arriverò in fondo a questa storia. Sì, dopo altre 3000 morti. Te l'avevo detto che il lag c'è. Perché non so se è come con Kirby, ma comunque cioè, si vede che la tua connessione purtroppo non è super performante ed è un peccato perché... Cioè, giocare online perdi la metà del divertimento. Ho smesso di farmi inibire da te. La nonnina ha bisogno di me. Ok, buona fortuna. E quindi, e mo che succede? Oh, è finito. È finito. Ma che è Mega Man con i blocchi? Boing, boing. Madonna come sono bravo. Primo colpo. Al primo colpo. Quindi è blu, rosa, giallo, verde. Blu, rosa, giallo, verde, blu. Rosa, giallo, verde, blu. Rosa, giallo, verde, blu. Capito. Come dice. L'ho già detto Simone. Non riciclare le stesse battute. Allora, blu, rosa, giallo, blu, rosa, giallo, verde, blu. Vai.
Sì, mamma mia! Mamma mia, quanto sono forte! Quanto sono forte! Quanto sono forte! Non si può descrivere, ragazzi. Non si può, 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 non si può. Mamma mia, Link Troll. Una certezza. Link Troll, sei troppo. Mamma mia, Link Troll, ti prego, ingravidami. Allora. The Cristo. Buona cena. Mazza di Madeline. No. Cazzo, ho fatto perfetto. Mamma mia. Mamma mia, Madonna. Urca, come direbbe Goku. Urca. Sì, sì, barra. Cosa ho fatto? Cosa stavo per fare? E qui. Ok, blu, rosa, blu, rosa. Blu, rosa. Beh, dai, questa schermata è facile, dai. Sì, 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 sì. Troppo facile, troppo facile. Guarda, guarda. Hop. Hop. E poi, e poi, e poi, e poi si muore. No, aspetta, non ho capito. No, 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 aspetta. Ah, giusto, lo scatto fluttuante, il salto fluttuante. Fluttuante! Dentifricio al fluoro! Dentifricio al fluoro! Dio. Dentifricio al fluoro! Vaffanculo. Dentifricio al fluo, dai però. Madonna! 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 Demente! No, aspetta. Ragioniamo un attimo, Allora, quello come l'ho fatto prima va bene. Poi, dopo che prendo qua lo scatto doppio, mi conviene attaccarmi prima al blu. Ok. Ok, credo di sapere come fare. No! Game over! Game over. Culo. Affanculo. Cristo, 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 Cristo. No, no, che stupido. Vabbè, ok, allora ho capito come si fa. Era anche la soluzione più ovvia, eh. Vaffanculo! There we go. Madonna. Se non sono
Cioè, se sono dove c'è il blocco, non compare. Devo trovarmi proprio nel centro preciso. Cazzarola. Per poco stavolta, per poco. Never gonna give you up. Never gonna say goodbye. Na 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 na. Qua ci vuole proprio un never gonna give you up. Come fai a non give up-are con un livello del genere? Vedi, vedi, perché ero nel mezzo del blocco. Nel cammin di nostro blocco. E il blocco non è riapparso. E io l'ho presa in goal. Dai! Madonna. Madonna, non riesce proprio ad appendersi là, eh. Aggrappati al cazzo, Madeline, proprio. Cos'è successo? Ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Sì, tua sorella. Non ricompare, vero? No, non riappare. Ragazzi, sono tanto così dal quittare. Kim, allora tu non c'eri quando l'abbiamo detto probabilmente. Allora, il miglior giocatore di Celeste al mondo oggettivamente c'è stato 5 ore per finire questo capitolo. Io sono, in questo momento dopo 4 ore e mezza, io sono al punto in cui lui era arrivato dopo 2 ore. Tu pensi che lo finirò? Io dico di no. No. Da fare. Ah, per quanto? Dai, era finita dopo quello screen. Io non riesco a credere che abbiano creato un livello così lungo. Non è neanche considerabile un capitolo. È un gioco a sé sto capitolo 9. Guarda, abbiamo fatto uscire Celeste 2. Eccotelo qua. Cioè, come... No, 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 cosa ho fatto di male? La risposta alla domanda è che il miglior giocatore di Celeste, quando era arrivato a questo punto, aveva giocato solo 2 ore al posto delle mie 4 e mezza e ce ne ha messe altre 3 per finire tutto il capitolo. Sì! Oh, Gesù! Cosa diavolo? No, non sto capendo. Ah, giusto, io mi posso appendere all'interno.
Se si muovesse però. Paura. Mi sa che si mette in pausa jump. Ah, ma io in realtà volevo finirlo prima di andare a Lucca, ma la vedo difficile, cioè, perché... Cristo, non pensavo fosse così lungo sto capitolo 9. Ok, orb, poi... Poi? Ah, sì, credo che mi convenga andare dritto, eccetera. Boh, vediamo. Ti pareva. Ok, aspettiamo un secondo. No. Non ci siamo. Non ci siamo, come direbbe Borghese. Cristo. Ah, aspetta, ho capito. No, aspetta. Sto confondendo, ti manda in pappa il cervello! Le live di 24 ore, minchia, sono il mio sogno proibito, fare una live di 24 ore, prima o poi la voglio fare. Perché non mi va in diagonale? Cristo! Ma tu hai idea di uno come si sentirebbe dopo una live di 24 ore? Cioè, te ne vai in coma. Lui era a 2 ore e 18 e finisce la prima run a 3:40. Ma quindi dura 5 ore, ma non sono tutte... grazie, mi hai messo... Mi hai ridato speranza. Se ne facessi un'altra live domani, allora forse... Quanto sono demente. Madonna, non voglio ragionare. Cos'è sta roba super difficile? Cosa devo fare là? Ma cosa? Ah, c'è il doppio scatto. Ok, allora sì. Non l'avevo mica visto. No, io non voglio ragionare, ragazzi, basta. E poi? Capisco. Ah, devo fare il salto al muro. Ovvio. No! Durante le vacanze di Natale non la puoi fare. No, era per non lasciarlo in sospeso, semplicemente. Non mi pare il caso di aspettare. No! Aspetta, non ho capito. Ma ce la faccio?
qui veramente c'è da ridere come Comaeda. Mannaia, se, allora, se riuscivo ad appendermi a quell'altro lato. No, ma non dovevo usare. Ah, aspetta. Ma vuoi vedere che... No, bestia. Ah, e son cretino. Allora ditemelo, Simone, sei cretino. No, non ho preso il doppio. Madonna. Aspetta però, perché... Così mi sono appeso là. Ah, non dovevo usare lo scatto. Ok. Ah, la live di 24 ore durante le... No, durante le vacanze di Natale scendo giù. Ciao Celebi, spero di rivederti qua quando torni, perché vuol dire che sarò andato avanti e non avrò rage quittato. Madonna, ma sono proprio stupido comunque. Cioè, la soluzione stavolta, dai, era in plain sight. C'era... c'era quella parte lì che non c'aveva le punte. Avrei dovuto capirlo. Sì, sì, certo, tranquilla. Metto tutto. Oh, nazione. Madonna. Merda. Aspetta, sto sbagliando qualcosa. Era questa, è questa la soluzione, ragazzi. È questa la soluzione. Piri! Sto coso scandisce il tempo, sto suono. Ogni due tic cambia la piattaforma, quindi... Tiri, 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 tiri. Allora. Piri, 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 piri. Piri, 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 piri. Demente. Piri, piri, Dio Gesù. Piri, piri, piri. Ah! Dai, però potevi appenderti. Madonna, un centesimo di secondo dopo dovevo saltare.
Non ce la fa, non ce la fa. Ah già, ma la molla mi ricarica lo scatto. No, vabbè, io sono un cretino. No, vabbè, sono... Vedete, vedete, poi la colpa alla fine di tutto, la colpa di chi è mia. Non è mai del gioco, la colpa è mia che non sto attento. Vaffanculo. Quindi... E andiamo! No! Ok, fino a lì ho capito come fare. Ok, poi dopo che prendo quella cosa doppia, cioè devo aggrapparmi, immagino. Ma potrei anche andare subito avanti, in realtà. Eh sì, mi sa che mi conviene fare così. Ma senza... Vaffanculo. Perché mo non mi ha dato... Madonna, sto cazzo di salto fluttuante! Cioè, è veramente la rovina di questo gioco, sto salto fluttuante. Niente, oh, quando non riesce, non riesce. Ci puoi provare quanto vuoi. No, niente, dovevo appendermi. No, Kim, non lo fare. Ti fai del male e basta. No, 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 è bello, è bello. Però questo ultimo livello hanno proprio voluto esagerare, eh. Cioè... hanno creato proprio qualcosa che volevano che restasse nella storia. Questo è peggio di Jump, cioè è proprio, è come una sorta di Kaizo Mario, se vogliamo. Mannaggia il cazzo. No, però veramente, cioè... ad una certa, il problema è che ad una certa ti va in pappa il cervello, cioè io già incomincio ad avere difficoltà. Perché poi quando ti blocchi su uno schermo, cioè... incominci a giocare quasi in maniera automatica e non capisci più nulla. Cioè non è che faccio le cose perché so che le devo fare. Le faccio perché tipo... ormai le mie dita si muovono da sola. Da sola. No, non è che sono proprio stanco. Cioè è il gioco che ti fa stancare. Nel senso che il tuo cervello va in sovraccarico dopo un po'. A me. Dovevo osare di più. Dovevo osare di più. Era finito. Cioè lo screen era finito. No, un'altra.
un'altra live non penso che lo faccio. Mi guardo qualcosa con Ilario. Ci guardiamo un film o ci guardiamo Bake Off. Dobbiamo ancora decidere. Però vedi, quando succedono queste cose un po' mi gira il cazzo, perché dico, ma perché non mi ha... Dai. Vai. No. Cosa ci mangiamo stasera? Stai valutando. Madonna. Non ci abbiamo tanto in questo momento, perché non abbiamo potuto riempire il frigo di roba, visto che dobbiamo stare via una settimana per Luca. Perché? Copre di più così o in alto? O in diagonale? Forse in diagonale copre un po' di più. Sì. Devo provare a farlo in diagonale. Cristo però. No, voglio finire questo screen ormai. Si chiacchiera un cazzo. Le chiacchiere stanno a zero, ok? I fatti contano. Io ho una reputazione da mantenere qua. E poi, sì, così chiacchieriamo. Il cronometro va avanti, vero? Tu poi vuoi farmi arrivare a 5 ore di gioco, no? Vuoi smerdarmi? Brutta infame. Madonna. In realtà lo farei pure, ma proprio oggi siamo proprio pochi. Quindi è anche difficile chiacchierare. Ah! Non che non possiamo farlo io e te, però. Dai, faccela, ti prego. Ti prego, Simone. Dai, perché non mi ha ricaricato lo scatto? Questa è una truffa. Questa è una truffa ai miei danni. È una cazzo di truffa ai miei danni. Perché? Perché? Ma cosa ti ho fatto di male, Madeline? Me lo spieghi? Perché non vuoi che riesca a superare questa parte? Ma non è neanche nei tuoi interessi. Troviamo la nonnina. E ci sono degli determinati schermi che mi stanno proprio mettendo a dura prova. Incredibile. Madonna, mi ammazzo. Come Madeline. E andiamo. Checkpoint. Potrebbe essere un buon posto dove interrompere questo, eh. Ho preso pure il checkpoint. Cioè, non dico, oddio, sì, potrei anche interrompere direttamente tutta la live per fanculo, perché tanto non lo si finisce oggi. Però penso che con un altro appuntamento dovrei essere in grado di finirlo. Fine, ok, ciao, bravo. No, ragazzi, madonna, veramente quello screen. Cioè, io continuo a pensare che non era nemmeno così difficile, però, minchia. Perché non sembra, cioè... Cioè, niente sembra difficile a vederlo, ovviamente. Però mannaggia la miseria. Poi questo non ho capito neanche, cioè... Ok, devo fare il salto in lungo e poi cosa? Tipo così. No, aspetta. No, era così, ottimo. E poi... Oh, l'uccello! No, mi hanno visto l'uccello! No, mi ammazzo!
culo. Preso. Finito, 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 abbiamo finito. Ci vediamo a Danganronpa V4, chiamato anche Zero Escape. Preso, finalmente! A noi, dov'è la nonnina? Dov'è? Adesso diventa un mostro, con un occhio solo. Oh no! Stai bene? Oh no, ho ucciso io la nonnina. Scusami, non volevo farti del male. Vai via, stronza! Aspetta, ti prego, non andare! Almeno dimmi, sei una parte della nonnina, giusto? Se devi andare, allora, portami con te! Ah, vuoi morire, allora? Madeline, ferma! Non puoi andare via con lei! Chiudi il becco, non sei riuscita a convincermi ad abbandonare la montagna! E non riuscirai a convincermi ad abbandonare la nonnina? Vattene! Non cercherò di convincerti, te lo chiedo per favore. Sì, però in teoria, cioè, il percorso all'interno del gioco doveva averla aiutata, Madeline, a riprendersi. Qua invece pare che sia come era all'inizio del gioco. Cioè, addirittura arrivare a voler dire di voler morire. Anche a me manca la nonnina. Significava molto per entrambe. Allora perché ti è tanto facile lasciartela alle spalle? Perché io voglio vivere! Adesso risponde. Non è facile. Forse ho forzato entrambe a metabolizzare tutto troppo frettolosamente. Ma tutta questa storia non è tanto più salutare. Devi soltanto riuscire a superarlo, tutte intere. Lo so che se n'è andata. E questo non è un altro che un sogno. Catturare questo uccello non lo riporterà da noi. Tu col corvo non ci hai mai parlato. Ti era il corvo che ti dava i vari tutorial all'inizio del gioco. Ma niente di che, non era un vero personaggio alla fine. Mi dispiace, Madeline. Svegliamoci e lo affronteremo insieme. No, non ancora. Voglio prima mettere le cose a posto. Che vorresti dire? Quell'uccello è intrappolato qui a causa mia. Ma che è Inception? Prima di andarcene dobbiamo aiutarlo a fuggire. Alla nonnina non farebbe piacere di saperlo bloccato. Hai ragione, diamoci da fare. Ma non appena avremo finito dobbiamo svegliarci. Questo posto è strano forte, voglio tornare a casa. Bam! Bam! Oh oh, qui crolla tutto. Oddio. Stiamo per caso finendo? Non ci voglio credere. Ah, fanculo. Ah, devo lanciare il coso oltre, mi sa. Già. Liberiamo l'uccello! Sì, uccelli liberi! Uccelli liberi! Uccelli liberi! Questa parte sembra facile, quindi forse, ragazzi, il peggio è passato. Questa parte sembra molto più... Tieni, divertiti. Goditi. Banana. Patata. Sì, sembra molto meno... Ah, devo sempre lanciarlo. Ok. Piri, 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 piri. No... Merda. Madonna, sono tornate le cazzo di meduse. Che odio. No. E vaffanculo. E la medusa dovevo sempre portarmela appresso.
Meno male che era diventato più semplice. Fanculo. No, bestia. Bellissima sta parte qua con l'uccello comunque, ragazzi. Veramente bella, mi sta piacendo. Perché è molto molto di azione. Cioè la parte rompicapo è veramente ridotta all'osso qua. Che co... Ho preso una scorciatoia, bellissimo. Merda. Come ho fatto? Voglio riprovarci. No, vabbè, meglio prendere la cosa tradizionale, dai. Certo, saranno contenti gli speedrunner, però. Porca pottana. Oddio, ora non riesco più a fermarmi, perché questa parte è troppo carina. Come sei, questo? Troppo carino. Bestia, pensavo... Non mi ero accorto che era una cosa rosa. Credevo fosse di nuovo un'altra cosa di Bedlin. No, dovevo schiacciarlo, porca merda. Tra l'altro è incredibile come questo gioco, cioè, praticamente questo gioco è, cioè, boh, sembra quasi una roba che, cioè, quelle coincidenze strane, no? Perché ho giocato a sto gioco dove c'era la protagonista che aveva gli attacchi di panico e l'ansia, queste cose qua, e tipo qualche mese dopo mi sono venuti pure a me. E mo, tipo qualche mese fa ho avuto un lutto ed esce l'aggiornamento in cui Madeline deve superare un lutto. Ma che cazzo è? Ma che roba è? Qui mi sa che c'è qualcuno. Qui mi sa che c'è qualche sviluppatore che mi ha preso di mira, che mi snipera. Cioè non è possibile. Bella. Qualcuno vuole un po' di estate? Estate! Joker! Sexy! Cosa diavolo? Ah, ma allora dillo subito che devo fare così. No, ho fatto una cagata. Sexy baby, sexy mami, gireranno con. Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette. Il divertimento sarà alle stelle. Le giornate con varie modelle, perché noi aspettiamo l'estate. Demente che non sono altro. Aiuto! Ma che c'è scritto? Aiuto! O tu o io! No? Ok. Tutto.
Bella. Questa è stata bella. Ma bisogna evitare tutto. Bella. Bella. Spettacolo. No, devo scendere giù. Infami che non sono altri con questi. Cosa a sorpresa. Ah, porca merda. Mannaggia, porca troia, porca troia, porca troia. Ah, ma c'è pure tipo il taxi, che era una delle cose che c'era nel primo capitolo. Che c'è? Lo spec taxi. Ah, lo spec taxi, giusto. Tutti vogliono scopare con Shuichi. Oh oh. Ce la farò? Secondo me no. Ma mai nella vita, infatti. Così funziona. Faccio i salti più alti quando uso la Medusa. Madonna quanto sono demente. Se volete lo faccio partire io a fine live gratuitamente. Non è un problema. No, perché? Vorrei capire quanto manca adesso, perché non so se continuare ancora o finirlo con calma la prossima volta, ragazzi. Merda. C'era Bedlin là. C'era l'orb di Bedlin. Dai! Sì! Sì, cazzo! Sì! Cazzo! LOL. Ah, devo farlo spingere. No, aspetta, non sto capendo. Poi? Non sto capendo, ragazzi. Potrebbe essere questo un buon momento. Non è per continuarlo, ma non sto guardando dal gameplay. Cioè io non sto capendo. Aspetta, aspetta, forse ho capito. No, minchia i pesci, madonna, vi ricordate quanti problemi con i pesci? Sto capendo. Ma cosa devo fare? Vero amore? Ah? Aspetta. No, che cretino. Che cretino. Tua sorella. Dai, voglio vedere come la supero sta parte senza pesce.
boss fight con Bedlin è proprio, cioè, a mani basse, il momento più bello dell'intero gioco. Sì! No! Sì, no, sì! Madonna, perché ci sono schermate piccolissime e poi ci sono alcune stralunghe come questa? Che ti fanno soffrire. Cioè, perché? Siete regolari, ragazzi! Ma vi fa così tanto schifo la regolarità? Ok, calma. Quindi se io faccio lo scatto perdo. Dai, però non posso perdere così come un demente. Sì, è poco meno di un'ora. Benissimo. No, un'ora di TGH, quindi niente, raga. Dai, ora stacco. Sono le 8, abbiamo fatto 3 ore, ci può stare. Kim, un'ora. Un'ora sempre quello, un'ora del giocatore migliore. Io non sono il giocatore migliore, quindi per me potrebbero essere pure 2. Anzi, molto probabilmente lo saranno, quindi. Io sono contento di dove siamo arrivati oggi, cioè. Mannaggia sto cazzo di uccello! Non lo so se la faccio domani. Cioè, mi piacerebbe perché vorrei finire prima di Lucca, però vediamo. Diciamo che io sono abbastanza libero. Nel senso che quella che c'ha tante altre cose da fare prima di Lucca è Ilaria. Io l'unica cosa che dovrei fare di urgente è la valigia. Che non voglio ridurmi all'ultimo, cosa che non voglio fare. Ah, e i compiti di tedesco in realtà, quello che. A parte quello. Ah! Uccello di merda. Ok. No, non ci credo. Cioè, aspetta. Ah, dovevo sfruttare la velocità della piattaforma. Dai, però sei un animale, dai. Cioè, io praticamente. Sì. Madonna, che cretino! Eh no, aspetta, però. Ok, sono ufficialmente confuso. Ma sì, Kim, pure io lo voglio finire, cioè non ha. Non ha assolutamente senso mettere una cosa del genere in hiatus per una settimana. Poi se vabbè, per causa di forze maggiori, ok, tipo dici, vabbè, ci rivediamo dopo Lucca, però. Già dopo Lucca dobbiamo fare Zero Escape proprio il martedì che torniamo. Quindi quel giorno neanche posso. Quindi poi va a finire, quando è che la devo fare? Effettivamente la cosa migliore sarebbe farla domani, però intanto vorrei riuscire a superare questo screen. Cioè, a meno che io non faccia una cosa malatissima. Sì, ciao. No, non posso fare lo scatto fluttuante, non è. Non è proprio possibile. Il 5, martedì cos'è? Il 5, e allora il 5. Guarda, non so neanche il giorno 4 a che ora arriviamo io e Ilaria qua. Arriveremo tardi, credo. Ok. Però non. Non ce la faccio a fare. Ah! Sono scemo allora. Quindi non c'era bisogno dello scatto. Ah, vedi? Mi è andato un po' più di. Uh!
Nice. C'è il doppiaggio in inglese, quindi non parlate sopra il doppiaggio quando traducete, perché ti interessa sentire il doppiaggio in inglese? Non ho capito. Oddio, cos'è sta roba, ragazzi? Devo riappendere, credo sia scontato. Vabbè, anche quello giapponese è parte del gioco, solo che non lo possiamo capire. Uè, Rika, sei tornata. Mi sa che sto per chiudere comunque. Mannaggia al cazzo. Perché questo livello mi ha molto... Ah, ma devo fare così. Oh, no. Forse sì. Me l'hanno messa qui apposta, la sfera. Mannaggia, che cretino. Ah, allora sì, me l'hanno messa apposta la sfera qui. Che cretino. L'aria che ha appena ucciso una testa di polistirolo infilandogli tre spilli nel cranio. Fatto. Mi piacciono le cose pari. Sì. Sì. No, dovevo... Madonna di Dio. Ah, dovevo di nuovo. Vaffanculo. Poi ti confondi, vedi? Allora, 1, 2, poi 1, 2, 3. Uno, due, uno, due, tre. Perché? Perché prima ci riuscivo e ora no? Ma ogni tanto succedono, ogni tanto ne spunta una nuova. Uno, due, uno, due, tre. Allora, non ci stiamo capendo. Altro che Portal Kombat. Sono sempre persone intrappolate che devono cercare di uscire. Si ammazzano a vicenda, eh. Non è che è proprio Danganronpa, eh. Allora, 1, 2, 1, 2, 3. E non lo prende. E non lo prende. 1. Eh sì, tua sorella. 1, 2, 3. No, aspetta. 1, 2, 3. Yeah.
Ma che cazzo ho fatto? Perché Alberto, cioè, non farlo, don't do it, please. Per una volta che forse riusciamo anche a riceverli in chat, perché partiamo subito preparati. Devi andarteli a cercare tu. Ciao Albi, mi sa che non ci rivedremo perché dopo sta stanza chiudo, eh. Vorrei finirla almeno. Ormai che ho capito come farla, cioè, vorrei finirla. No, sono troppo vicini. No, pure. Mannaggia. Non so neanche cosa ho sbagliato. Questo gioco sa essere molto punitivo. Oh, sono curioso. Come faccio per trovare questo scenario su Smash? Voglio vederlo. Vabbè, io però sono cretino, eh. Cioè, certe cose veramente me le vado a cercare. Lo stai pubblicando? Come si chiama? Come lo devo cercare? Rovine brutte, cioè che cosa, invece di tre piattaforme ce ne sono due? Come funziona? Ma ho credevo di aver letto tutto quello che avevi scritto, Tim. Cosa mi sono perso? Cristo! Ma si può perdere in una schermata del genere? Veramente il problema è che nelle stanze più semplici perdo un sacco di tempo. Oh Gesù, basta raga, save and quit, cioè non ce la faccio più. Fatemi vedere se... 1992. Ok, aspetta. Per fortuna non è cattivo sto gioco. Ah, quindi per tradurre e sentire il doppiaggio dovete aspettare un po'. Ah, è giusto, è vero, non ci avevo pensato a questo qua. Perché in Danganronpa in effetti nelle parti in cui non c'erano i processi i personaggi facevano tipo ah? E invece in Zero Escape ogni parola è doppiata. Sì, Kim, ma già dobbiamo perdere del tempo per tradurre. Se poi traduciamo solo dopo che i personaggi hanno parlato, cioè non finiamo più, non si può fare. Gli dovremo parlare di sopra per forza. Come facciamo d'altronde nei processi di Danganronpa comunque. Cioè, mi dispiace. Tra l'altro a me le voci giapponesi mi piacciono molto di più di quelle inglesi, di solito. C'è la voce in inglese, mi sa che non si può scegliere. No. Mi pare. Con rovine brutte lo trovi, ok. Ora controllerò subito. No, è anche in GP.
Ah, e allora chi cazzo le mette le voci inglesi? Cioè, ma vaffanculo, io metto le voci giapponesi, sti pare che mi metto con le voci inglesi, dove c'erano i doppiatori che fanno "We gotta exit here". Tipo che c'hanno, parlano tutti così con gli inglesi, tutti tipo l'intonazione è sempre quella. "There's gotta be a solution to exit from here. Let's try find together. Let's find some clue together. Have you already checked that area?" Cioè, se il primo è il GP. Tra l'altro ancora non so se devo ricontattare quel ragazzo che mi ha detto di giocare la versione DS, perché devo capire perché mi ha detto di fare ciò. Perché io non so neanche se verrebbe bene, nel senso che, cioè, il DS ha due schermi e io non saprei come piazzarli. Cioè, è più facile quando hai un solo schermo a 16 noni, no? Come ho sempre fatto nei Danganronpa, cioè ho già la misura presa, cioè lo metti così e basta. Ma se devo mettere due schermi del DS, cioè, sono più piccoli. Quindi verrebbero tipo da qui, dal margine fino più o meno a dove c'è Link Trolls di Instagram, uno sotto l'altro. A meno che non mettessi tipo uno schermo così grande come qua e l'altro più piccolo da qualche altra parte, ma verrebbe veramente piccolo. Poi non so se sul DS serve di più lo schermo grande, lo schermo più piccolo, non so. Digli di scrivermi, che voglio capire il motivo. Ok, gli do il tuo username su Telegram allora. Guarda il mio scenario, ora è live. Sì, certo, ora mi metto a collegare la capture card, tutto eccetera, fare tutti i collegamenti per vedere il tuo scenario. Cioè, al massimo apro la Switch e lo guardo senza streamarlo. Ah, ok, Instagram, va bene. Va bene, dai, sì, non mi costa nulla. Spero che abbia Instagram lui, però. No, stavo prendendo Tetris. Madonna, Tetris con Luigi's Mansion, che schifo. Vabbè, mi farai sapere, certo, Kim. Nessun problema. Madonna, comunque veramente, cioè, incredibile questa cosa qua. Cioè, sto capitolo 9 è praticamente lato A, lato B e lato C messo assieme. Comunque ieri stavo guardando la speedrun Attacco dei Tetrimini. Ah, ci sono 5 nuovi spiritri. Ah, da prendere, interessante. Oh no, e poi dovranno essere pure level appati. Che palle. Allora, forziere no. Dov'è che si vedono? Ma sì, infatti ora mi sa che gli dico che non voglio uscire pazzo e giocherò a quella di Steam. Allora, dove cazzo si fa? No, editor scenari. Dov'era? Online? Ah sì, post degli utenti. Allora, cerca. Parola chiave. Rovine brutte. Ma quindi hai deciso cosa fare, amore, stasera? Di cibo? Non ti posso cibo. Ah, ok. Perché tipo il pollo ce n'è uno solo di petto, quindi non è che Ma sai che la gentaglia si vedeva per andare da Zola, vero? Lo so. Invece con la chart devi rifare cose, ma non tutto da capo. Non ha la chart, per sbloccare i finali devi sempre ricominciare da capo. Ah. Ma che cazzo, cosa hai creato? Cos'è questo scempio? E poi con la musica di Bayonetta. Perché non vieni qua? No. Dai, fatti vedere. Dai, è bellissima, no. ti prego. No. Ma dai, la parrucca è venuta bene. Fatti rivedere da me. Paura. E fatti rivedere.
dietro come troppo svolazzosa. No, dai, ci sta. Cioè, sì, si vede che è un po' nell'aria. Vabbè, però fanculo. Dai, pure Kim ti vuole vedere. No, è che la devo sistemare, cioè la sto sistemando ancora. Vabbè, ma è un work in progress. Sì. Una merda così. E allora dammela a me, me la metto io. Me la metto io, dammi. No, me la rovino. E allora vieni qua. Già. Madonna, non vuole venire sta scema. No, ma sono tutta, non posso pagare. A chi se ne frega, te ne ho già visto pure prima. No, dai, non farò rovinare la parrucca. Ma ti devi vedere le tie, dai, che fai così? Non è rovinare, che ci ho speso, ci ho buttato il sangue sopra la parrucca. Madonna, cioè, aspetta che te la sistemo. Aspetta che te la sistemo. È bellissima. Vieni cosa. Qua! Sembra un turbante messa così. Vieni qua. No, non me la metto. Non ma me la se, metto se ti cade? No, mi cade, lo sento che ce l'ho bene in testa. Sembra un turbante messa così. È altissima, non si vede manco la oghe. Che scema, Ilaria. Poteva venire. Comunque confirmed che sta benissimo da com'è. Faccio così. Come è da le Hawaii sull'isola tropicale pure lui. Ragazzi, la speranza mi ha cambiato. Comunque, guardate. Cioè, aspetta, come ok. Così. No, raga, non sto truccata, faccio veramente cagare, cioè. Non, cioè, perdonatemi, ma io, cioè, alla fine stanno su un'isola tropicale, quindi gli occhiali da sole vanno bene. Certo. Fusione tra me e Comaeda. Che vuol dire fra me e Comaeda? Perché Rantaro c'è il turbante. Ah, è Comaeda. Ah, perché no, perché ho detto che era alle Hawaii, Comaeda. Ora l'ho capito. Sono il fantasma di Hajime Hinata. Bella raga, non vedo l'ora. Minchia, sarà un cosplay troppo bello. Eccezionale. La best ship. Allora io comunque voglio finire, non sentire un cazzo da questa vita, io voglio finire questa live facendovi rivedere questo. Questi secondo, vabbè sì che qui non si vede nemmeno, sembrano scuri, ma vi assicuro ragazzi che sono verdi, cioè credetemi, vi giuro, la storia che ho fatto su Instagram oggi, in cui così vedono proprio alla luce del sole, cioè sono verdi. Sono dei cazzo di pantaloni verdi. La postate una foto in cosplay sul gruppo dei babbuzzi, vero? Sì, assolutamente, cioè. Ma invaderemo tutto, Instagram, Facebook, cioè. Avrai modo di vederle. Comunque, per farvi capire la differenza, questo è blu, quello delle cuffie. Questo è verde, cioè sembra tipo una specie di blu scuro, ma è verde. Cioè, è verde, ragazzi. Mamma mia, che disagio. Meno male che siamo andati da Humana, che è una catena dove si vedono, dove si comprano vestiti di seconda mano, e abbiamo trovato un pantalone che è tipo grigio scuro e quindi è buona alla fine per farinata, cioè fanculo. Cioè, quello abbiamo trovato e basta. Comunque sto provando il tuo scenario. Cioè, ho proprio fatto prova. Sono curioso di vedere quanto è brutto. Ma dove li vedi verde? Vai a vedere la mia storia su Instagram e vedrai che sono verdi. Qua con la luce. Non è una, questa non è una luce gialla, bianca, è una luce gialla
Non è la stessa cosa che vedere le cose alla luce del sole o con la luce bianca che non altera i colori. E poi stai guardando attraverso una webcam di una chat, cioè non è che puoi, puoi pensare di vedere tutto alla perfezione. Comunque è veramente brutto questo le rovine. Ma non ha senso, è storto, ci sono due scale, cioè o stai su o stai giù, ma che roba è? È stato molto bello, Francesco, grazie. Guarda anche Cono Cristo Da. Guardiamo anche Cono Cristo Da. Cosa sarà? Un coso di lava? Rovine brutte cono Cristo Da, ho scritto, tutto attaccato. Come si fa? Perché rovine brutte non me l'aveva cancellato. Quanto può essere lezzo questa funzione di ricerca? Cono Cristo Da. Ci avevo indovinato che c'era del fuoco. Ma perché? Perché fai queste cose qua? Perché fai questi crimini contro l'arte? Aspetta, eh. Cioè che scenario è? Due pezzi di ghiaccio, un pezzo di lava e delle bombe attorno. Ma perché? Con la musica di Brawl proprio. Ma che cosa è? No, mi rifiuto di... Cioè, questo è lo scenario, l'arena. Mi rifiuto di provare altro. Imbarazzante. Va bene, mandami la foto. Raga, basta, stacco, finito. Tutto finito. Aspetta, facciamo prima arrivare l'ospite speciale. Sotto a letto. Niente ospite speciale. Ma amore, non hai poi steso. Non hai più steso la lavatrice. Cioè i panni della lavatrice. Lontanati e lui esce. Se la vede? Sì, che la vede. È andato di là. Ma dove? Ma come? Eccolo. Madonna. Che cretino. Vaffanculo. 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 Mi sembra di fare tutte le... Sì, ovvio. Aspetta, levati. Che cretino! Dove sta? Ma non salito sulla sedia! Dove? Qua in là! Dove? Io l'ho visto salire sulla sedia! È là! È là! Prendiamolo! Prendete quel gatto! Che scemo! Madonna, fregato! Cos'è il bottone? Il bottone! Non si muove più adesso. Secret, chiudi la live. Saluta tutti. Ciao. Ciao. Il gatto più dolcino del mondo. Il bottone non si muove più. Bottone disattivato. Se lo prendi in questa posa, lui diventa... Ah, si è ribellato. Il bottone ha smesso di funzionare. Lui non si ribella più, stavo per dire, ma sono stato appena smerdato, tipo come quando facevo le teorie in Danganronpa e venivo smerdato un attimo dopo. Ragazzi, ci vediamo prossimamente. Oh, deve finire sto cazzo di gioco. Vaffanculo. Vaffanculo Madeline, vaffanculo. Domani vado e mi compro un pacco di Madeline, i dolci, e me li mangio alla faccia di Madeline. Aspetta. Cosa vuol dire la parola aspetta? Che significato ha la parola aspetta? Io non la conosco, aspetta.